E per chi se lo chiedesse, no, la mia faccia non è un mouse, deve essersi buggato qualcosa. Bella ragazzi, sono Flayne, bentornati! Siamo qui oggi di nuovo su Minecraft con una mappa piena di torte che potrebbe indicare che la mappa è dolcissima, ma immagino che invece sarà una sbadilata sui denti. E già che quest'oggi impazzirò come al solito e diventerò scemo, invito a lasciarmi un bel pollicione in su se volete altre mappe, intanto che mi switch in modalità avventura. E cerchiamo di arrivare, raga, non lo so, facciamo 8.000-9.000 mi piace per questa mappa perché è veramente brutta. E già vi siete, ragazzi, commentatemi qua sotto con scritto camionista, perché quest'oggi probabilmente sprigioneremo quella, insomma, leggendaria energia che ci fece superare quel dropper. Ma non ne sono sicuro, intanto qua vogliono gabbarmi. In pratica dovremmo avere all'incirca una trentina di stanze che dovremmo superare attraverso inghippi, indovinelli, arrosti. E intanto qua abbiamo un coso, non so cosa diavolo sia, c'è sito glitch room, qua abbiamo della redstone. Dobbiamo indirizzare la redstone a sto coso. Dico bene, non possiamo utilizzarla anche per aprire le porte, perché sarebbe decisamente figa, parità tipo un'impastatrice o non lo so, un qualcosa di simile, deve essere un pistone quello. Sicuramente non me la farà mettere sul blocco d'oro perché sono simpatici come il calcio di un cavallo sui denti. Quindi con ogni probabilità dobbiamo sfruttare il glitch del pistone, esatto, c'è il nostro baule che serve là in fondo con la nostra bella pedana a pressione. Ma devo saltare e prendere il baule? No, basta semplicemente premere sopra il pistone, perfetto. Allora, queste prime due sembrano facili, adesso non so se appunto collegandosi con la redstone fa un casino con il meccanismo. Qui abbiamo un arco con delle frecce, questo mi lascia pensare che dovremmo probabilmente colpire i pulsanti là in fondo. Cominciamo a fare il Guglielmo Tell dei poveri, quindi tiriamo questo, ole. Poi non so se è una trappola che mi sgancia qualcosa perché quegli slime non è che me la raccontino così tanto giusta. Comunque vada così, perfetto, ha già aperto la porta. Meraviglioso, ok, la stanza degli intrugli. A meno che non sia scemo, questa qua in teoria dovrebbe andare qua sopra. Perfetto, che attiva il nostro alambicco. Poi non mi ricordo mai se devo metterci prima la verruca o la crema. Sapete raga che forse c'è un dubbio, non è che ci voleva la verruca. Sì, ci voleva prima la verruca, sono un deficiente. Allora, adesso mi ritrovo delle pozioni ordinarie che non so quali siano il loro effetto. Probabilmente se le bevo divento lo Yeti, non lo so. Comunque siamo, in termini proprio fini, siamo messi come uno sotto con un cammello sopra che cerca di fare le porcate. Quindi non è che siamo messi benissimo. Sì, ma fatemi capire una roba. Io senza roba qua non posso più fare nulla. Cioè, una volta sbagliato qua non si fa più avanti, devo ripartire da capo. Ok, raga, mi sono dovuto spawnare altri ingredienti perché questo ti dà una sola opportunità. Dopodiché sei ingroppato male, non possiamo più andare avanti. A parte che mi sembra ci sia anche qualche livello buggato, non ho idea, però dai commenti della mappa mi pareva di aver letto così. E in teoria adesso dovremmo avere le pozioni che ci daranno la proprietà di padella antiaderente. Andiamo giù e infiliamoci in sta cascata di lava. Probabilmente qua dentro troveremo il nostro pulsante. No, perché sti figli di cozza pensano di essere simpatici mettendoti una cascata che va verso il basso. Teniamo le altre due pozioni che sicuramente ci torneranno utili, ma non ne ho idea, e andiamo avanti. Cosa devo fare? Spawn point, va bene, qua dovremmo morire sicuramente. Ma io cosa devo fare? Ready for boss, ma sinceramente anche no. Allora, tralasciando il fatto che tra poco il mio personaggio cambierà nome da Flayne a Panetto Swiffer, non è che me l'avete messo in faccia come la scorsa mappa, quanto siete infami. Non so se è lo stesso creatore, ma porca vacca, è da prendere. Ammazzate assolutamente. Andiamo avanti, cioè io sta modo di mettere le cose in testa non va bene, non... Vanno bene, ci sono i creeper volanti. Che belli. Non me ne vengono più, vero? Meno male, per fortuna non sono partite le TNT. Ok, qua ho il mio pulsantino, ottimo. Sempre molto carini e coccolosi i creeper. Ti viene proprio voglia di abbracciarli. Checkpoint, non è che mi trolla, non è che... No, ok, sembrano essere veritiere queste cose. Perfetto, dentro una stanza. Cosa fa sto robo qua? Mi apre anche la porta in fondo? Sì, mi apre anche una porta in fondo, ragazzi. Ho sentito uno scrocco come. Qua abbiamo un blocco mancante. Forse dobbiamo fare tipo una sorta di run. E run sia, premiamo il bottone e andiamo di là. Casomai sto cagando fuori, devo fare chissà cosa, non lo so. Però, in teoria, come vedete, va fin qua in fondo. Sì, ingroppata alla grande. Qua abbiamo una stanza piena di porte. Devo entrare di qua, permesso. Ah, uno che entra dentro lì, che è il mona. La smettete di darmi delle porte? Mi date un baule con qualche pulsante? Voglio andare di là, per favore. No, è tutta una porta. Qua c'è della lava. Abbastanza sospetta, però. Allora, in giro non c'è nient'altro di strano, ma non è che io mi devo buttare qua dentro. Beviamo un attimo questa, che nel caso almeno posso tornare sopra. Per favore, signora pozza di lava, si comporti bene. Non, no, non c'è nulla, solo lava. No, ok, perfetto. Baule col... Bellissimo. Meno male, andiamo via da sta stanza che mi ha rincoglionito di brutto. Or dunque, signora porta, si apre, ragazzi. Mi chiedo comunque sempre scusa se parlo come uno senza i denti, però c'è un raffreddore pesantissimo. Sì, ma qua devo cercare il pulsante. Non gli fornace, ma divento coglione. Allora, che io possa smattare da un momento all'altro, questo è palese. Ho per... Attenzione, no, 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 aspetta un attimo. Pulsante trovato, vaffancosa. Una cotoletta di pollo. Prossima stanza, questa non voglio vederla più, per favore. Music room, mi sembra di aver letto da sto coso incastrato. Quindi molto probabilmente con qualche disco apriremo la porta. Saranno qua dentro i dischi, ok. Ah, li devo mettere dentro tutti, che cosa simpatica. Vabbè, partiamo con il C1418 e vediamo cosa ci butta fuori. Proviamo questo qua, signor jukebox. Capisco che sia ingordo, però non è che mi può aprire la porta, perché dopo un po', ragazzi, è ingoiato 42.000 dischi. Possibile che non mi apra la porta? No, qua devo provare ancora questo. Andiamo con questo qui.
Mettiamo via i dischi e andiamo nella prossima stanza, la stanza dei pistoni. Qua probabilmente sfrutta il fatto che devo mettere la ghiaia tra le due cose di redstone per attivare la porta. Quindi, come primo dobbiamo premere probabilmente questo, dopodiché dovremmo andare a prendere con questo pistone di destra. Tiriamo la leva e tiriamo la ghiaia, così. Perfetto, che sembra tipo un termine da lapidazione, comunque porta aperta. Ci sono le streghe. Signore streghe, fate le brave perché io non ho intenzione di... No, proprio, però siete carucce, vero? Tanto... No, non lo sono per niente. Cosa c'è? Tipo la moltiplicazione delle streghe. Salve, come sta? Tutto bene a casa, la famiglia? Non lo so. Buongiorno. Mettete giù quelle ampolle. Io non vengo a casa vostra a tirarvi le ampolle. Io al massimo vi spado, ma non vi ampollo. Quindi, per favore, cerchiamo di essere, insomma, cortesi. Non lo sono per niente. Ci moriremo male qua dentro. Ma quanto le posso mai odiare le streghe? Muoio, signora strega. Ho detto che deve crepare. Va bene, simpatica, signora strega. Allora, la prossima è la stanza dei pistoni. E immagino, eccole là in fondo. Nasute streghe. Cosa ci sta menando una con l'altra? Che bello, che cosa simpatica. Allora, fatevi una cosa, vi menate un po' per conto vostro. Quando avete finito di tirarvi i piatti in faccia, insultarvi le madri, quelle cose lì, vengo a tirarvi una spadata. Tra l'altro queste tra l'ampolla e la cura non crepano più. Quindi, per favore, fate così, morite. Tra l'altro si targhettano ancora tra di loro, mi pare. Adesso no, forse no, adesso ce l'hanno con me. Va bene, signora strega, se ne vada via. Perché mi devono menare ogni volta? Possibile, di là si stanno menando come dei fabbri incazzati che si sono martellati la luce con un martello da 6 kg. Ma ok, signora strega, può morire per favore, che ne ho già altre, non so, 1, 2, 2. No, muoia, ecco, se le infili l'ampolla in... No, non posso crepare adesso, basta, signora strega, vada via. Perfetto, che io devo fare altre cose. Ci avete una pozione di cura, qualcosa del genere, streghe inutili? Piazziamo il pulsante, andiamo verso la prossima stanza. Ok, pigliamo il checkpoint. Ho visto gli altri cartelli minacciosissimi. Non so, chest room, do you remember the discs? Put the disc in the right chest. Ok, in pratica dobbiamo trovare la cassa giusta e andarci a infilare i dischi che abbiamo visto nella music room. Tra l'altro qua in cima c'è scritto wrong chest, in ognuno allora sarà questa quella giusta. Ok, prendiamo tutti quanti i dischi, infiliamoli tutti quanti qui, e in teoria dovrebbe aprirsi la porta, a meno che non esploda qualcosa. Ok, porta aperta, andiamo verso la prossima stanza. Allora, io in pratica dovrei fare cose, però sono cose che io non ho capito. Non so se c'è una parte del muro fantasma, qualcosa del genere. Tra l'altro mi hanno dato uno stick che può rompere tappeti, però non so cosa possa servirmi. Non ne ho la più pallida idea. Devo entrare da qualche parte. Ho visto sulla mia faccia, non c'è nulla. Dai, ci sarà un buco fantasma, non lo so, un muro con qualcosa davanti, perché seriamente io non posso infilarmi da nessuna parte. Signor muro, mi può dire come posso superarla? È la stanza del muro, quindi probabilmente il muro c'entrerà qualcosa. Ragazzi, seriamente non c'è nulla, io non vedo nulla, non ci sono pulsanti nascosti, non c'è da azzeccare nulla, non c'è da premere qualcosa. Ci fosse stata una pedana a pressione, non so, magari devo lanciare qualcosa dall'altra parte e centrare, anche se era abbastanza difficile questo muro. Tutti i trick che di solito utilizzano per fottermi, questa volta, raga, non ci sono, quindi non ho minimamente idea di cosa debba fare. Allora, raga, mi sono informato un attimo, in teoria questa stanza deve essere buggata e mi pare di aver letto che deve esserci altri due livelli buggati oltre a questo, ma non lo so. In teoria su 30 stanze, raga, possiamo anche passargliele. Comunque, D6, qua in teoria dobbiamo premere il pulsante D6, meno che non sia diventato rincoglionito. Dov'è la D? La D è lì in fondo e il 6 lo abbiamo qua. Quindi in teoria è questo qua. Perfetto, passiamo nella prossima stanza, code room. Cosa dobbiamo fare? F2, dobbiamo mettere questi codici sempre nella stanza precedente. Dunque, il primo era C2, il secondo era A5, mi pare. Il terzo mi sembra fosse D5 e l'ultimo era F2, mi sembra. Dovrebbe essersi aperta, perfetto. Allora, qua ci serve ancora D6. Dopodiché potremo passare tranquillamente, perfetto. Porta aperta anche dell'altra stanza, ci siamo. Un'altra stanza di pistoni, no, per favore, raga. Questa ve la schippo perché mi crescono le radici nei piedi. Ah, tra l'altro, raga, questo è anche uno dei livelli buggati perché ci manca la ghiaia. Intanto mettono un blocco che puoi trasportare con i pistoni. In questo caso il blocco non l'abbiamo, quindi utilizziamo la red. Sto per andare a trovare sto simpatico scheletro Wither con due, anzi un cuore e mezzo. Simpaticissimi proprio. Non è un bel abbraccione, me lo date proprio da persone simpatiche. Guardate lì come siete amorevoli, come un dito nell'occhio. Allora, una cosa l'ho capita, sti scheletri Wither, amici, un carciofo proprio. Madonna santa, sono dei talebani questi. Poi tra l'altro spawnano di continuo, ma quanti mica me ne devono saltare fuori ancora. Basta, ma ce n'era solo uno, dove è spuntato quello? Li prendono da dietro, manco fossimo in Magombo, che c'è, non lo so, il tempo della riproduzione, che questi li distruggono malissimo. Abbiamo il nostro pulsante, perfetto. Mettiamo il pulsante per terra e passiamo oltre. Vedo là in cima il calderone di Panoramix, qualcosa di simile, che dovremmo andare sicuramente qua in fondo. Abbiamo degli ingredienti che mi lasciano pensare che dovremmo craftare una pozione del salto. Mettiamo la zampa, poi non so se quel cartello lì mi sta a indicare raggiungilo, ma nel senso l'alambicco, oppure raggiungilo qualcosa di strano. Non so se c'è un muro fantasma da qualche parte. Qua comunque facciamo una roba. Ci beviamo la pozione del salto, andiamo sopra il baule e guardiamo che non ci sia qualcosa di fuori, tipo come abbiamo fatto con il pistone, che c'era il baule nascosto dietro. Magari c'è qualcosa di simpatico. Pardon, non sono abituato a utilizzare la pozione del salto, non so quanto diavolo salti in lungo. Raga, quel cartello là non me la racconta giusto. Deve nascondere qualcosa, perché io il pulsante seriamente non so dove trovarlo. C'è una roba, non è che devo bere la pozione del salto e vedere se c'è qualcosa qua sopra, perché la cosa sarebbe decisamente probabile. Ho visto qualcosa, ragazzi, c'è un baule di là. Perché non le faccio subito queste cose invece di dire salto sull'altro baule, ma salto direttamente qua?
qua, perfetto, pulsante preso. E sono scivolato un'altra volta. Allora abbiamo una sola opportunità per arrivare là in fondo. Già che raga non mi fido, io bevo anche la pozione della resistenza del fuoco, così anche se ci infiliamo in questa simpatica laguna lavosa non ci dovrebbe succedere niente. Andiamo avanti. Perfetto, qua abbiamo la command room, una roba del genere. Dobbiamo teletrasportarci nelle varie location. Fatemi riavviare un attimo la mappa, che sto fuoco mi ha rotto le palle. Ora dunque prendiamo il primo codice di teletrasporto. Siamo arrivati in un punto. No, potrebbe andare meglio la prossima volta. Un sacco di scale, ok. Non lo so, magari ci possono tornare utili in futuro. Non ne ho la più pallida idea. Comunque, nada de nada. Devo essere finito nella prateria di zio Osvaldo, qualcosa di simile. Non c'è nulla. Andrà meglio la prossima volta. Cosa simpatica. Allora andiamo nella location 6 a sto punto. Voilà, perfetto. Dovremmo esserci. L'hai trovato, perfetto. Oh, meno male. Ma è incoglionito pesantemente sta mappa. Dov'è il coso? È qua, perfetto. Posizioniamo il pulsante e andiamo verso la prossima stanza, che abbiamo la maze room, la stanza del labirinto. Ok, facciamocelo easy. Cerchiamo di non calpestare nulla. Andiamo così abbastanza veloci, poi moriamo. Cerca di farlo un po' più calma, respira, fallo così, perfetto, adagio. Queste curve che mi fottono ogni volta. Stiamo attaccati al muro. Io devo andare piano, perché porca vacca va a finire che ci metto mezz'ora a superare sto qua, che in teoria è decisamente più facile degli altri. Ok, ci siamo. Prossima stanza. Abbiamo un'altra stanza con dei... no, sono dei gettatori, non sono pistoni. E delle tavole a pressione che mi muovono dei pistoni. Ok, quindi intanto gettiamo le scalapiole, visto che ne ho veramente in abbondanza. E in teoria attiviamo tutti quanti i pistoni, così tutti i corsi d'acqua sono aperti. Dopodiché dovremo buttarle anche dentro al gettatore, anche perché se gliele lancio così non succede nulla. Ok, quindi infiliamo una scala qua dentro, dopodiché lanciamo un'altra scala sopra la pedana a pressione e dovrebbe lanciare di sotto, a meno che non sia diventato scemo tutto d'un colpo. Dico bene, perfetto. Ok, ci siamo. Attivato qualcosa, però non si è aperto nulla. Allora, le ho mandate giù quasi tutte. In teoria la porta deve essersi aperta. Dico bene, sì, perfetto. Non me lo manca accorto. Ok, questa deve essere la stanza con i pistoni buggati. Che poi mi sembra che non siano buggati, nel senso che ci mancano le robe, che a un certo punto non si possono più mandare avanti. Poi non so se seriamente questa o è un'altra. No, raga, era un'altra. Questa andava bene. Perfetto, superata. E andiamo verso un altro labirinto. Ok, queste ragazze sono abbastanza facili. Potevamo farcela anche tutto in una run, però non so se ho blocchi invisibili sopra. Mettiamo il pulsante qua sotto e passiamo con la prossima. Altro checkpoint, quindi probabilmente dovremmo morire. Qua dovremmo essere sbarcati a Zanzibar e pieno di tappeti. E dato che abbiamo uno stick decisamente incazzato con i tappeti, li tiriamo giù tutti. Mi sembra che da queste parti ci siano due cartelli. Dico bene, ok, upstairs. Ok, perfetto, ho capito. Forse dobbiamo utilizzare questi tappeti come scala. Sì, c'è un buco là in fondo, quindi probabilmente dobbiamo superare quello. Per fortuna che ho detto per una volta leggo, altrimenti andavo avanti in modello scavatore, distruggevo ogni cosa. Perfetto, altra stanza tappeti. Andiamoci dunque di sotto e leggiamo cosa dobbiamo fare. Carpet room, anche questa. Cosa dobbiamo fare? Drop some sword on the carpet. Tra l'altro mi sono spugnate delle spade di ferro, così a caso che io non le ho mai prese. Allora, da quello che ho capito dobbiamo guardare l'Y in teoria. E abbiamo l'Y è 15, quindi forse dobbiamo buttarla sul tappeto 15. Quindi lanciamoci la spada sopra e vediamo se mi apre la porta. Ok, perfetto, vedo un'altra stanza di pistoni. Sono seriamente molto contento. Ok, dirigiamoci verso... no, sono solamente due pistoni. Ok, glitch room. Sono alti come me, quindi probabilmente devo farmi trascinare dentro. Non lo so, è molto probabile. Mi trascini dentro? No. Signor pistone, non so come diavolo funzioni sta roba. Allora, se è una glitch room, io in pratica dovevo farmi teletrasportare questi pistoni, ma in pratica non lo fanno. E io devo premere più spesso, perché la roba ce l'ho sempre in faccia. Quanto può essere bello il mio personaggio con un blocco d'oro in faccia. Proprio bello. Si può pensare su blocco d'oro. Quindi facciamo una roba del genere. Mettiamone uno qua. Attiviamo il pistone e andiamo oltre. Ok, staff throwing room. Lancia attraverso la stanza, sarebbe tipo. E abbiamo della redstone. Allora fatemi vedere cosa c'è al di là della stanza. Un sacco di tappeti. Non lo so, magari dobbiamo centrare qualcosa con la redstone. È molto probabile. Cominciamo a lanciare redstone come se non ci fosse un domani. Modello protesta del 140 avanti Cristo. Tipo quando facevano le rivolte, no? Polenta al popolo o qualcosa di simile, non lo so. Comunque ce l'abbiamo fatta, ok. E comunque io qua c'ho una porta aperta, di là c'è una stanza di pistoni che probabilmente sarà quella buggata. Non è che devo lanciare la redstone in mezzo a sti tappeti, che c'è qualcosa sotto. Non lo so, perché qua ragazzi non mi apre seriamente nulla. Cioè la stanza non si apre, non so se c'entrano ste leve oppure sono state messe così unicamente perché non ci stavano nell'altra stanza. Va bene, proviamo a lanciare la redstone, vediamo un attimo. Sì, ok, si sta aprendo. Ne manca ancora uno, magari questo. Allora sarà l'ultimo in teoria. Non mi sembra si sia aperto, magari c'è qualcos'altro sotto sti tappeti. Non ditemi che devo trascinarlo con qualche pistone di là, perché siete degli infami bastardi. Ok raga, la stanza che è buggata. In pratica avremmo dovuto eliminare questo tramite le tramogge che sono sotto i tappeti, però in questo caso non è scomparsa. Saltiamo dunque questa trappola infernale buggata. Per quanto possono essere fighe, penso sia impossibile farci un commentary decente senza impazzire. Ok, porta aperta, andiamo oltre final boss. Cos'è quel coso? Il fattucchiere? Sal... no, non è simpatico. Cosa diavolo è sto coso qua? L'illusionista, una roba del genere. Non mi essi, ma quanti sono? No, state calmi, almeno non mi avvelenano. Questa è una cosa positiva. E cosa stanno facendo? Si incastrano nei cosi?
Uno scemo questo, è il mago Zurlì. Signor mago Zurlì, non è che può morire, mi può fare questa cortesia. Tra l'altro quanti ne ho? 2 o 1, perché non ci sto capendo nulla. Si sdoppia di continuo, se si sposta casomai ci vedo qualcosa. No, ok, questo era l'originale, va bene. Allora, c'è da dire una roba, che sto spacciatore di allucinogeni pesta come un, non lo so, un meccanico con la giornata storta. Se ne vado, ok, uno è morto, ce n'è ancora uno, sì, ce n'è ancora uno. Muoia, perfetto, è morto. Era più forte di streghe comunque, eh. Cioè questo era cazzuto, ok, ma le streghe erano decisamente più cattive. Pulsante trovato. In teoria se è il final boss dovremmo poter andare avanti. Là c'è la stanza delle torte, di là, posizionare il pulsante. You win, ok, ce l'abbiamo fatta, mappa completata. E nuotiamo nell'oro, in pratica, negli smeraldi e nei diamanti. Comunque questa era la mappa delle 30 stanze. Spero che vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un bel pollice, un commentino. Vi ricordo di iscrivervi al canale, se non siete ancora iscritti. Trovate tutti i social sotto in descrizione nei commenti, come al solito. E che dire, qui da Flame, dalla pioggia di diamanti e smeraldi, è tutto, bella riga.